cassa! Sei contento? Ovviamente, ma caro Lele, dove mi hai portato? In Friuli Venezia Giulia, Ivo! Ma come si dice? Friuli o Friuli? Friuli, l'accento Friuli. Sulla... Il nostro viaggio che inizia in questo momento, immersi in questo bosco lussureggiante, ci porterà alla scoperta delle valli del Natisone. Quindi siamo nel Friuli orientale e questo luogo è immerso di natura, di bellezza, di paesaggio, ma soprattutto di storia e anche gastronomia. E un po' di fango. Andiamo? Andiamo! Inizia la zanzega, si parte! Via! Oh. Siamo alla bocca di Crosis, siamo nei pressi di Tarcento, quindi al margine fra l'alta pianura friulana e le Prealpi Giulie. Alle nostre spalle abbiamo uno spettacolo della natura che è la cascata di Crosis, è un salto del torrente Torre. Oggi siamo particolarmente fortunati perché lo vediamo in condizioni di piena, quando il Torre è in piena significa che in Prealpi Giulie ha piovuto parecchio. Sempre alle nostre spalle i rilievi del Bernardia e del Monte Stella sono le propaggini di quelle che sono le montagne dove viene scaricata più precipitazione piovana in Italia. Parliamo dei Monti Musi, da cui appunto nasce il torrente Torre stesso. Parliamo di più di 3.000 mm di acqua annui appunto scaricati in questa zona. Il torrente Torre appunto viene sbarrato qui a Crosis da una diga artificiale, anche la cascata che vediamo è infatti artificiale. È stata originata fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento da un'opera di sbarramento ideata da Arturo Malignani, che era un famoso inventore quasi pionieristico della nostra regione. Si cercò di creare energia elettrica per alimentare la tranvia che collegava Udine a Tricesimo e Tarcento, però poi in realtà l'energia venne utilizzata per alimentare un cascamificio qui a Bulfons, ancora, tra l'altro ancora funzionante. E quello che appunto ne risultò da questo sbarramento è che l'acqua in eccesso nel torrente Torre viene scaricata attraverso questo salto di roccia calcarea, che tra l'altro è anche molto interessante dal punto di vista geologico, perché proprio qui c'è un contatto fra due mondi geologici molto interessanti, che sono quelli dei calcari del Cretacico e dei flish del Paleocene e Eocene. Quindi anche questo è un geosito di interesse regionale. Il risultato quindi di questo scarico dell'acqua in eccedenza del Torre ha creato la cascata di Crosis, che dal punto di vista anche turistico regala alla zona una peculiarità in più. Dicevamo quindi del torrente Torre, che è uno dei due torrenti più interessanti in fuoriuscita dalle Prealpi Giulie. Parliamo appunto del Torre stesso e del Natisone. Questi due corsi d'acqua solcano l'alta pianura friulana per lungo tratto, prima di incontrarsi all'altezza di Trivignano e poi congiungere le proprie forze e raggiungere il fiume Isonzo, che porterà le loro acque, ma anche le loro ghiaie, che sono caratteristiche dell'alta pianura friulana, proprio arida e costellata, formata letteralmente da ghiaie depositate nel corso dei millenni. Quindi questi due fiumi porteranno le acque all'Isonzo, che si occuperà di veicolare il tutto nel mare Adriatico. I fiumi dell'alta pianura friulana orientale sono molto interessanti dal punto di vista naturalistico e turistico e si prestano per bellissime passeggiate guidate sia nell'ambito di pianura che nell'ambito prealpino. E vi attendiamo per delle belle passeggiate guidate in questi territori.
Alessia cara, grazie di averci accolto nella tua azienda agricola. Alessia è una persona molto in gamba, che lavora molto e che a un certo punto in qualche maniera ha deviato la propria esistenza professionale ma anche esistenziale. Cosa è successo a un certo punto, Alessia? Ma io ho studiato scienze naturali a Padova, però la mia idea era quella di rimanere sempre a vivere da queste parti. E così ho pensato che cosa potevamo metterci a fare quassù. E ho realizzato questo allevamento di capre, capre camosciate, ne ho circa un centinaio. E con queste capre poi realizzo formaggi che vendo qui direttamente sul posto a Taipana. E devo dire che in questo periodo storico i prodotti che derivano proprio dalle capre sono molto presenti anche nei grandi mercati, nei supermercati, quindi c'è una tendenza sempre più ad acquistare questo tipo di prodotto. Come mai, Alessia? Sì, assolutamente così, c'è una riscoperta proprio del latte di capra, dei formaggi di capra per le proprietà, diciamo così, salutari. Il latte di capra è molto più digeribile ed è anche molto meno grasso, quindi anche per chi ha problemi di colesterolo, insomma, o di obesità è il tipo di formaggio più indicato. E vivere in queste zone com'è? Tu forse ci sei anche cresciuta, a parte le parentesi di studio fatte a Padova, in città, all'università, però è una terra davvero molto bella e devo dire che trovare la neve a maggio è qualcosa di straordinario, ma penso anche di complesso per il lavoro che tu fai, o forse no? Ma stare qui comunque ti dà grandi soddisfazioni perché sei proprio allo stretto contatto con la natura e quindi anche con questo cambiare continuo delle stagioni qui lo riesci a percepire in maniera molto più evidente rispetto ad abitare insomma in altre parti. E poi questo è proprio il posto adatto per le capre, noi qua ci stiamo benissimo. Le tue gige? Le mie gige. Hanno un nome per caso? Non proprio tutte perché sono tantissime, però quelle più singolari per carattere oppure per viso, insomma, per le macchie che hanno, a quelle lì abbiamo dato un nome. Io ringrazio Alessia per la gentilezza, per l'ospitalità e quasi quasi io e il buon caro vecchio Ivo Gallo andiamo ad assaggiare un po' di formaggio caprino. Grazie Alessia.
dire che l'emozione è tanta. Quando si parla di cammini, di pellegrinaggi, un po' tutti ci sentiamo dentro un pensiero mistico che si fa percorso. E devo dire che molte persone percorrono il cammino celeste. Alle mie spalle, in mezzo a quei boschi, transita questa lunga passeggiata che si può percorrere in circa 10 giorni. E dove siamo ora c'è un punto tappa di questo meraviglioso cammino che un po' insiste in questa regione straordinaria che è il Friuli. E devo dire che è molto antico, nel senso che molte genti hanno intrapreso questo cammino alla ricerca forse di se stessi, alla ricerca di un punto spirituale che si sposava un po' alla fatica. Credo anche memori dell'antica storia dell'evangelista Marco. Pensate che Aquileia, a cui si riconosce questa importanza storica dovuta al fatto che era una delle città più importanti dell'impero romano, ci fu poi quel grande momento di buio storico dovuto alle invasioni delle popolazioni che provenivano dal nord dell'Europa e dall'est, le famose invasioni barbariche. Ecco, nel periodo pieno di Pentecoste di San Marco si fermò ad Aquileia per proseguire poi il suo viaggio verso la capitale della cristianità, che era Roma. E questo pellegrinaggio oggi unisce la meravigliosa storia di Aquileia al Monte Lussari. Vi ricordate che siamo stati in una precedente edizione proprio in quel luogo incantevole dal punto di vista paesaggistico. E quindi è un cammino lungo, un cammino immerso nella natura, un cammino che avvicina tutti noi a questa realtà spirituale che ci rende ancora vivi. Sono all'interno della Forra del Cornappo. È una specie di canyon che si è formato per erosione dell'acqua ma anche scioglimento delle rocce calcaree tipiche di queste zone. Una delle peculiarità delle forre è il passaggio dalla zona umida di base e quindi con la vegetazione ripariale tipica alle zone più aride man mano che si sale e quindi con il bosco tipico della forra, con ornielli, carpini neri, eccetera, eccetera. Un'altra caratteristica affascinante è l'ambiente creato da queste insenature per favorire la nidificazione di rapaci tipo il gufo reale o il falco pellegrino. Forra del Cornappo, la potenza dell'acqua che accarezza le prealpi del Friuli.
virgolette che raccogliamo ogni giorno di persona, perché non mi fido di nessuno. Queste sono dell'orto, sono il levistico, il sedano selvatico, l'erba cipollina. Invece questi sono gli asparagi spiga di grano, che vengono in questo periodo. Sarebbe l'ornitogallo pirenaico, l'unico ornitogallo commestibile. Poi qua abbiamo l'aglio orsino, che questa è una delle tante piante che bisogna fare molta attenzione, che si confondono con il colchico o il mughetto. E non solo dal profumo, perché quando si raccoglie un paio di foglie di questo sa tutto di aglio, per cui bisogna fare molta attenzione e raccogliere sempre una foglia alla volta. Qua abbiamo i suoi fiori, che si possono usare a crudo nelle insalate. Questi abbiamo invece i germogli di rovo, che quando sono belli freschi, prima che comincino a fare le spine, si possono cucinare anche questi facendo il misto. E la polmonarie, foglia caratteristica come i nostri polmoni, no, a macchiata. Poi abbiamo le foglie di primula, che si possono anche quelle mettere nel misto oppure anche farle impanate fritte. Qua invece abbiamo una salvia, questa è coltivata, è la salvia all'ananas, che i fiori sono molto dolci e sanno appunto di ananas, da mettere sia nei dolci che nelle insalate. I germogli di lupolo, che sono i bruscandoli. E poi qua abbiamo invece gli asparagi del pungitopo, i rusclings par furlan. Questi però, io li ho raccolti, però non sono da raccogliere perché sono protetti. Quello che ci regala la natura, noi poi lo prepariamo in cucina. Benvenuti al ristorante Nove Castelli a Faedis. Oggi vi ho preparato due piatti interessanti, tutti e due a base di erbe. Le tagliatelle asparagi spiga di grano e pesto di aglio orsino con le prataiole sopra. Si tratta di fare un pesto di aglio orsino e assieme con l'ornitogallo, un po' di olio d'oliva, asparago spiga di grano, un po' di olio d'oliva. E il pesto è fatto, chi vuole aggiungere un po' di sale, qualcuno mette anche formaggio. Le tagliatelle, la ricetta la conoscete, e si saltano a freddo, all'ultimo. Le erbe non si scaldano mai perché perdono subito i loro profumi, che sono molto lievi e non persistenti, per cui all'ultimo minuto si salta. E poi io aggiungo anche delle prataiole, delle margheritine. Invece questi sono dei gnocchi alle ortiche, anche la ricetta dei gnocchi la sappiamo tutti, però vi dirò che le ortiche vanno anche esse solo scottate e basta, perché hanno una doppia cottura, una che le scottiamo prima di impastarle assieme ai gnocchi, e poi il gnocco va cotto e quindi c'è un'ulteriore cottura delle ortiche. Se vogliamo che rimangano verdi, senza aggiungere bicarbonati, magie, cose strane, si dà solo una scottata veloce, si raffredda. Io le ho tagliate a striscioline e poi le ho aggiunte all'impasto dei gnocchi. Sopra, all'ultimo, ci ho grattugiato un po' di formaggio fresco, 4-6 mesi, perché poi con il caldo dei gnocchi si scioglie e lega tutto e dà quel gusto che uniforma. Ecco, il formaggio, torno a dire, fresco, perché se è troppo stagionato copre i gusti dell'ortica, che anch'essa ha un gusto piuttosto delicato. Se vi ho ingolosito, vi invitiamo qui a Faedis, in Friuli, ristorante Nove Castelli, ad assaggiare queste specialità, o se no il nostro spiedo alla brace, che abbiamo ogni giorno, tanti tipi di carne diverse, capretti, agnelli, eccetera, assieme a un buon bicchiere di vino, refosco di Faedis, oppure brindando con la grappa. Questa qua è un'agricola di Tosolini, sono tutti prodotti che noi usiamo dal territorio, prendiamo dal territorio e dalle aziende locali. Buon appetito e vi aspettiamo!
fiera dell'est, per due soldi un topolino mio padre comprò, e venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. La fiera dell'est, per due soldi un topolino mio padre comprò. E infine il Signore, l'angelo della morte, sul macellaio uccise il bue, beve l'acqua e spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi un topolino mio padre comprò. In certi momenti durante questi viaggi diciamo che mi approprio pienamente del valore dell'emozione, nel senso che qui siamo sulla sommità di un colle che ospita un castello antico, peraltro meraviglioso, frutto anche di molti lavori di restauro nei secoli, anche se il nucleo fondamentale, proprio dove mi trovo io in questo momento, è del 1100. E dobbiamo immaginare come queste terre, che ora ci sorridono, in qualche maniera colorano il nostro percorso in Friuli, perché, come vedete, il panorama di cui si gode è straordinario. E devo dire che questi luoghi sono stati però teatro di cambiamenti storici epocali. Molte volte mi viene da pensare che la modernità italica, ma non solo italica, credo anche europea, in qualche maniera sia passata per queste vallate. Dopo il grande periodo classico, dopo migliaia di anni in cui la società aveva in qualche maniera intrapreso un percorso gaudente, succede un cataclisma storico che pervade un gran periodo del nostro passato. Ebbene sì, proprio attraverso queste montagne, poco a nord del posto dove ci troviamo noi, transitavano queste genti che provenivano da est, da nord, e in qualche maniera cercavano rifugio in quella splendida Italia, in quella splendida Venezia et Istria, che ci ricorda come in qualche maniera questo luogo abbia fruttato l'unione tra le genti. Perché è ancora così. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta l'unione dei popoli. Io prima, quando ero immerso in quella sorta di panorama spirituale che è rappresentato dal cammino celeste, pensavo davvero all'unione dei tedeschi, degli austriaci, degli sloveni, dei friuliani, dei veneziani. Pensavo all'unione delle genti. E questo luogo ci ricorda in effetti come il transito che ha portato per certi momenti veementemente violenza, a un certo punto ha depositato in questo luogo il nucleo di quello che oggi possiamo definire l'equilibrio tra le genti. Ecco, sono convinto, e spero possiate perdonarmi se un po' azzardo, che il Friuli sia proprio il simbolo dell'unione. E questo castello in qualche maniera è la radice di tutto questo. È la radice che ha permesso di passare dalla classicità al grande dominio longobardo, che poi ha creato il paese moderno in qualche maniera in cui ancora noi viviamo. E mi piace pensare come
quelle tragedie come l'eccidio di Porzus siano forse lontane, ma non vanno assolutamente dimenticate. E questo me lo ha poco fa ricordato Sergio, che in qualche maniera è il castellano di questo luogo magnifico. E in questo luogo si ambienta parte di questa storia importante di Ippolito Nievo, che sono le confessioni di un italiano. Scriveva: così è l'indole dei paesi montani, che nelle loro creste di granito serbano assai a lungo l'impronte degli antichi tempi. Ma siccome il Friuli è un piccolo compendio dell'universo alpestre, piano e lagunoso, in 60 miglia da tramontana a mezzodì, così vi si trova anche il rovescio della medaglia. Si trova l'unione tra le genti. Cividale del Friuli, la nobile capitale di frontiera dell'Impero Romano, fatta costruire proprio da Giulio Cesare, Forum Iuli, da cui deriva anche il nome Friuli. Devo dire che è un luogo incantevole, non solo per la bellezza architettonica, ma soprattutto per l'importanza storica che in sé racchiude. Infatti diventò la prima capitale italiana del Ducato Longobardo. Sì, arrivarono proprio qua, dopo la fine ovviamente dell'Impero Romano, e siamo intorno al 568 d.C. A testimonianza di questa presenza antica e della fondazione dei Longobardi, di quello che poi diventerà il Regno d'Italia, c'è il tempietto che insiste ancora, edificato nel VII secolo d.C., a rappresentare quella lunga storia, ed è stato, pensate, inserito nel sito seriale del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, che riguarda proprio la presenza longobarda in Italia. Fu poi sede e residenza del Patriarcato di Aquileia, e siamo intorno al 1100, e nel 1420 arriva Venezia, e quindi il Friuli si dona proprio alla dominante, non più lagunare, ma stato da terra. Noi siamo davvero felici, ci stiamo arricchendo di un percorso europeo, ma direi forse di più, che porta le civiltà che provengono da nord e da est proprio qui, dove decidono di iniziare un percorso che porterà poi al Medioevo. Ci sono altre bellezze all'interno di questo borgo antico, per esempio la chiesa rinascimentale, il campanile barocco e tante altre cose. Testimonianza della presenza longobarda qui a Cividale è il grande museo, che racchiude all'interno del suo spazio proprio quell'antica testimonianza che ha reso celebre Cividale in tutto il mondo, ma soprattutto ha reso il Friuli capitale mondiale dei Longobardi. Il Museo Archeologico Nazionale di Cividale è uno dei più antichi musei d'Italia. È stato fondato nel 1817
e la sua particolarità è stata proprio quella di essere creato per essere un museo. Non lasciatevi intimidire quando qui fuori in Piazza Duomo vedrete questa grande facciata, perché il museo non è solo noioso o polveroso, questo normalmente evoca. All'interno del museo di Cividale verrete abbagliati da tantissimi oggetti, e questi oggetti sono stati creati da un popolo che trasformava il metallo in bellezza, e questo popolo sono appunto i Longobardi. I Longobardi, come vi dicevo, arrivano in Italia nel 568 e si stabiliscono a Cividale. Cividale è la prima città che conquistano. Qui al museo ci sono tantissimi reperti che sono stati trovati nelle necropoli. Le necropoli sono le città dei morti, quindi sono oggetti che provengono dalle sepolture. Sono importanti questi oggetti perché sono un mezzo per conoscere meglio questo popolo. Vedrete che nelle vetrine ci sono diverse tipologie di spille, per esempio, le cosiddette fibule. E all'interno delle sepolture abbiamo trovato anche altri oggetti, soprattutto armi, perché è certo che i Longobardi erano dei fortissimi guerrieri. Tra l'altro qui a Cividale si trova una sepoltura abbastanza rara qui in Italia, una sepoltura in cui sono stati trovati i resti del cavallo e del suo cavaliere. Nelle sepolture venivano sepolti i defunti insieme con un corredo funebre che poteva essere appunto costituito da armi ma anche da oggetti di uso quotidiano. I Longobardi parlavano una loro lingua, di cui però noi abbiamo pochissime tracce. Perché? Perché la loro tradizione si tramandava prevalentemente a voce, quindi era una tradizione orale. E nel momento in cui invece i Longobardi cominciano a scrivere, useranno una lingua più antica che è appunto il latino. Ciò nonostante, però, nella lingua moderna italiana ci sono tantissime parole che hanno un'origine longobarda. E lascio poi a voi comporre una frase con un senso compiuto utilizzando, per esempio, russare, scherzare, oppure delle parti del corpo come la schiena o le nocche, oppure parlando di guerra e di tregua, oppure parlando di palla e di roba. Questi sono tutti termini di origine longobarda, insieme addirittura, pensate, a un cognome famosissimo in Italia che è Garibaldi. Un altro oggetto caratteristico che troverete qui al Museo Archeologico di Cividale sono le croci in lamina d'oro. Queste croci hanno delle decorazioni molto diverse tra loro, sono eseguite utilizzando delle matrici, delle stampi che venivano in qualche modo martellate sulla lamina d'oro per lasciare il disegno, e venivano cuciti sul sudario, quindi su quel telo in cui veniva avvolto il corpo prima della sepoltura. Quindi se passate a Cividale, proprio nel centro della città, attaccato al Duomo, venite a curiosare all'interno del museo, soprattutto al piano nobile, perché troverete tante sorprese e tante informazioni che vi raccontano di un popolo che sembra ormai così lontano nel tempo, ma invece è molto più vicino di quanto voi possiate pensare.
Il tempietto longobardo di Cividale, inserito all'interno degli spazi del monastero delle Orsoline. Il tempietto fa parte del sito seriale Longobardi in Italia, i luoghi del potere, patrimonio mondiale UNESCO. Venne edificato intorno alla metà dell'VIII secolo. L'iniziativa molto probabilmente la si deve ad Astolfo, duca del Friuli dal 744 al 749 e re dei Longobardi dal 749 al 756 d.C. È composto da un'aula a base quadrata con una spaziosa volta a crociera che si chiude con un presbiterio. Nel corso del tempo il tempietto fu più volte restaurato. Ne fanno fede soprattutto gli affreschi che ne decorano le pareti. I resti di uno dei più antichi, di epoca longobarda, raffigura Sant'Adriano e si trova sulla parete settentrionale. Colpisce per la straordinaria bellezza la lunetta della porta, che è incorniciata tra intrecci di vitigni con grappoli. Al centro è raffigurato Cristo tra gli arcangeli Michele e Gabriele, mentre nello stesso registro si trova una fascia affrescata con martiri. La parte più interessante è comunque il fregio a livello superiore, liberamente sovrapposto agli elementi architettonici dell'edificio come le finestre. Qui si trovano sei figure a rilievo di sante, in stucco, eccezionalmente ben conservate. Il tempietto è una delle più importanti architetture longobarde conservate del mondo, in cui la classicità, l'arte longobarda e ottoniana si fondono magicamente. Ci troviamo nelle valli del Natisone, siamo nella parte est della provincia di Udine, a ridosso nel confine con la Slovenia. Valli del Natisone che costituiscono un comprensorio ottimale per praticare la bici. Per la bici in tutte le sue discipline, in tutte le sue versioni e per tutti i gusti. Dai più spericolati alle famiglie che cercano le escursioni più tranquille e più cicloturistiche. Questo comprensorio l'abbiamo organizzato insieme alle varie associazioni locali, prima di tutte il Team Macete, con il quale stiamo organizzando quella che viene definita la Natisone Bike Arena, cioè un sistema di
sentieri e percorsi sia per appunto ciclismo agonistico di alto livello, sia ciclismo per le famiglie. Insieme ad altre associazioni, come per esempio il Team Granzon, del quale sono direttore sportivo, utilizziamo questi percorsi anche per fare agonismo. Organizziamo eventi, e i due eventi principali che organizziamo insieme all'associazione Vallimpiadi, che ci dà supporto logistico, sono la Crivapete Endurace, una gara di enduro mountain bike inserita nel calendario nazionale, che quest'anno si terrà il 25 di luglio, e successivamente soprattutto la più famosa Matadown, che è l'unica gara del nord-est in cui c'è una downhill. Praticamente si parte dalla cima del monte Matayur a 1600 metri di quota, e dopo 12 km e mezzo e 1400 metri di dislivello si arriva qua. È una gara particolare perché si parte tutti assieme, quindi ci sono circa 75 persone alla volta che si lanciano in maniera molto spericolata lungo questo trail, che è molto famoso perché 2 anni fa è stato votato come il secondo più bel trail di tutta Europa da una rivista norvegese. Quindi è una zona particolarmente votata per anche il cicloturismo, che facciamo per esempio in collaborazione con associazioni, per esempio dei ristoratori, l'associazione Invito a Pranzo, oppure con le associazioni degli agricoltori e dei produttori locali come Sapori nelle Valli. Questo sempre con la partecipazione e il supporto di tutte le associazioni del territorio. Devo ricordare anche la comunità della montagna, che ha capito l'importanza dello sviluppo della sentieristica locale e ha supportato economicamente appunto il Team Macete per poter gestire e mantenere sempre percorribili tutti i percorsi, che ormai ne abbiamo di svariati chilometri, siamo ormai oltre i 30 chilometri di percorsi stabili, tabellati e segnalati. Tutto quanto può essere trovato sulle pagine della Proloco nelle schedoline, oppure sulla pagina Facebook della Natisone Bike Arena. E quindi vi aspettiamo nel Valle della Natisone, nella Natisone Bike Arena, a girare in bici, oppure anche solamente ad assistere ai due eventi agonistici principali, che sono la Crivapete Endurace del 25 luglio e alla Matadown del 1 agosto. Vi aspettiamo. Lasciamo le biciclette, io ringrazio Paolo e raggiungiamo lo spettacolare santuario
della Beata Vergine di Castelmonte, a 600 metri di altitudine, da cui si gode di uno dei panorami più belli del Friuli Venezia Giulia. Siamo a Castelmonte, il più importante santuario del Friuli Venezia Giulia, già conosciuto ai tempi del Patriarcato di Aquileia, ma tappa del cammino delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone. Una dei 10 tappe del cammino sono 167 chilometri, tutti tabellati, e che uniscono, pensate, 44 chiesette votive in un territorio di appena 200 chilometri quadrati, ma soprattutto chiesette del XIII-XV secolo, pensate, una ogni 87 abitanti. Chiesette della dimensione piccola, va dai 15 ai 13, dai 15 metri ai 13 metri, e quindi molto piccoli, imposti ameni su cucuzzoli, rappresentavano delle vere e proprie sentinelle delle valli del Natisone. Tra di loro si vedevano, erano quindi presidi di difesa dalle incursioni di quella popolazione che noi consideravamo barbare. Poi erano presidi di religiosità, perché erano punti di riferimento della comunità slovena delle Valli del Natisone. Questa comunità che è arrivata qui già dal XVI secolo e che ancora oggi c'è. 167 chilometri, 10 tappe, un percorso circolare veramente interessante. Tutto tabellato. Le chiesette sono fatte da maestranze provenienti dalla scuola di Scofia Loca, dalla scuola slovena. Anche gli affreschi avvengono dalla Scofia Loca e gli altari lignei, gli slati oltari. Questi altari che sono ricoperti quindi di filigrana di oro e che rappresentano la spiritualità e i santi a cui sono dedicate le chiese. Per chi le volesse venire a conoscerle, deve fare riferimento alla Prolocone di Schedoline, Valli del Natisone, che anche gestisce l'ufficio turistico Valli del Natisone per conto di Promo Turismo FVG. Della cripta del santuario, e io ringrazio frate Gian Antonio per l'accoglienza. Grazie. Grazie. Questo è il luogo più antico del santuario, ma vedo che c'è una,
una statua imponente di un arcangelo. Per quale motivo si trova qui? Sì, ci si è sempre chiesti, a dire il vero, come mai a Castelmonte, in cui si venera la Vergine Maria, ci sia questo culto d'arcangelo Michele. Sappiamo che è un culto che è nato in contemporanea con la presenza proprio dell'esercito romano e in contemporanea con il culto a Maria. Insomma, potremmo dire così, ci sono due livelli di devozione, però entrambi antichi. Un primo livello proprio legato all'Arcangelo Michele e l'altro alla Vergine Maria, e non sappiamo prima o dopo. Però con certezza sappiamo che cosa, che probabilmente l'Arcangelo Michele era il patrono proprio dei soldati. E immaginate anche quell'epoca, l'epoca di stenti, di grandi difficoltà, in cui la vita era una vita dura, dura, sudata tutti i giorni, una vita anche che comportava anche tanti rischi, il rischio di morire. Allora rivolgersi all'arcangelo Michele voleva dire: oh Signore, dammi la forza dell'arcangelo Michele, sii tu la mia forza. Allora, perché possiamo dire che questo è il luogo più antico del santuario? Perché nel 1960, con la necessità di aumentare i locali, la capienza per accogliere i pellegrini, scavando abbiamo trovato una cosa meravigliosa, che questo è veramente il luogo più antico, perché il pavimento in coccio pesto risale proprio al V secolo, all'epoca romana. Quindi con questa scoperta archeologica sappiamo che qui venivano i primi pellegrini, qui c'era proprio l'accampamento romano e, come dire, da qui tutto parte. Siamo nel cuore del santuario. Ci troviamo proprio di fronte all'effigie della Vergine di Castelmonte, che, come possiamo notare, è una Madonna seduta, una Madonna così chiamata in trono, e risale la statua a 1475 ad opera di uno scultore locale, costruita in pietra arenaria. Voi direte: è l'antica statua? Sì, è l'antica statua, anche se non sappiamo quale fosse la prima immagine di Castelmonte. Molto probabilmente era un'icona bizantina. Ecco, con certezza sappiamo che era una Madonna odigitria, una parola greca che indica la Madonna che mostra la via. Ma se osserviamo, questa è una Madonna anche particolare. Primo perché di colore, come vediamo, di carnagione scura. Ci sono tante teorie, comunque sembra che fosse un po' lo stile di quell'epoca per rappresentare la Vergine Maria con il volto, come dire, scuro. C'è anche un'altra ipotesi che riprenda proprio il colore della Vergine Maria, che era appunto originaria dell'Oriente. Ma la particolarità di questa Madonna è che, come vedete, mostra proprio il seno. È una Madonna chiamata, con un altro termine greco, Galatotrofussa, che significa colei che dà il latte, colei che allatta il bambino Gesù. Ecco perché hanno scelto di mostrare il seno della Vergine Maria. Ecco, per mostrare apertamente a tutti che Maria è veramente stata la madre di Gesù, è veramente stata la madre di Dio, e non per finta. Ma quindi quel seno ha veramente allattato quel figlio Gesù.
Un altro bel particolare che possiamo osservare è proprio questo incrocio di sguardi tra Maria e il bambino Gesù. E se osservate anche questa Vergine Maria ha una mano proprio ancora una volta che dice guardate lui, osservate, ascoltate il mio figlio, è lui la via. E questo ci insegna che cosa? Che è giusto venire a Castelmonte e pregare Maria, è giusto avere una venerazione speciale per lei, ma Maria ci dice ascoltate la parola di Gesù, ascoltate la sua parola, ascoltate il suo messaggio, non le mie parole. Ricordiamo quel passo evangelico che dice fate quello che lui vi dirà, fate quello che Gesù vi dirà. Allora, in questo contesto anche di pandemia, verrebbe veramente da dire Signore, fa che la tua madre sia accanto a noi, fa o Signore che questa madre possa essere per noi sostegno in questo tempo di pandemia. Guardiamo a Maria, ma guardiamo lei con tanta speranza, confidando nella sua preziosa intercessione. Benvenuti. Oggi vi voglio mostrare, vi voglio far vedere, presentare tre piatti del nostro menù elaborati con le nostre erbe officinali aromatiche che in prevalenza coltiviamo noi. Allora, qui abbiamo due antipasti, che è un tortino di patate con crema di Montasio e il nostro zafferano. E poi abbiamo un rotolino di frittata alle erbe sempre spontanee e officinali aromatiche nostre e questi sono degli agnolotti che prepariamo con un contenuto appunto di erbe officinali aromatiche. E questo è il periodo migliore per recuperare erbe officinali aromatiche, erbe spontanee. Per la primavera ci porta questa esplosione di colori, di profumi, di piante che noi prontamente raccogliamo e utilizziamo nei nostri piatti. Tra l'altro noi abbiamo una coltivazione delle nostre piante e delle nostre erbe certificate bio che utilizziamo per rendere i nostri piatti saporiti e pronti alla degustazione. I nostri piatti vengono accompagnati con un vino prodotto in zona, quindi si parla di Albana di Prepotto, zona collinare proprio qui vicino, e con in alcune situazioni per eventi particolari con la birra agricola Giulia prodotta qui a San Pietro Natisone. Vi aspettiamo perché siamo in grado di accogliervi, abbiamo degli appartamentini dove possiamo accogliervi, abbiamo la fattoria didattica per i vostri bimbi, abbiamo tanto spazio per le passeggiate e per il contatto con la natura. Vi aspettiamo, salute! Ragazzi, che bel momento! Sono nel cuore delle valli del Natisone. Siamo a pochi chilometri, in effetti, dal confine con la Slovenia. Luoghi che sono immersi in una natura lussureggiante, splendida, dove veramente la natura ha continuato a essere se stessa in tutti questi anni. E c'è questo paese, Azzida, di San Pietro al Natisone, dove la signora Valeria insieme alla figlia Elisa preparano il dolce della tradizione di questa terra meravigliosa, la gubbana.
Il locale si chiama La Gubana della Nonna, è un posto davvero magico. Mi hanno servito questo dolce straordinario insieme a una tazza di tè bollente e a un goccio di Sligovitz, che è un liquore tipico di queste zone, preparato con le prugne. E allora adesso mi concedo qualche attimo di gioia con questo dolce meraviglioso. Evviva! Produciamo la gubana artigianale come la facevano una volta. La gubana ha un impasto lievitato e il ripieno. La pasta della gubana viene fatta con lo zucchero, le uova, il lievito di birra, un po' di latte, burro e la farina. E il ripieno invece viene fatto con l'uvetta bagnata nella grappa, e le noci, lo zucchero, il burro e i pinoli rosolati nel burro. La gubana è il dolce tipico delle valli. Vi aspettiamo nel nostro negozio per assaggiare i prodotti tipici che facciamo. Oltre alla gubana, noi facciamo anche le focacce, gli strucchi, che insieme alla gubana è il dolce tipico, e crostate. Vi aspettiamo nel nostro negozio della Gubana della Nonna per poter assaggiare i nostri dolci tipici, la gubana, gli strucchi, lo strudel di mele, le focacce e altri dolci. Ossigeno a queste stupende terre friulane lo darà quest'alberello che sto piantando, un nocciolo, e poi produrrà anche il suo famoso frutto. Pensate che l'Italia è il secondo produttore al mondo di nocciole. Storicamente si associava un intimo legame tra questa pianta e la luna. Un'antica leggenda vuole che le streghe, nelle notti di plenilunio, usassero un rametto di nocciolo da piantare nel punto dove pensavano ci fosse sotterrato un tesoro. Se il rametto si piegava di lato, lì era il punto giusto dove scavare. Ispirandosi a queste leggende e consapevoli del forte legame tra luna e nocciolo, i rabdomanti usavano un ramo di quest'albero per cercare le falde acquifere, il nocciolo. Nuovo ossigeno, nuova vita. Colli orientali del Friuli Venezia Giulia, terre meravigliose. Potevamo entrare in qualsiasi cantina di questa zona per degustare uno dei vini più buoni del mondo, esportato ovunque. La qualità è eccezionale. Abbiamo scelto questo luogo del Consorzio dei Vini dei Colli Orientali e qui c'è la Wine Academy, dove abbiamo la possibilità di comprendere un nuovo format che ci permette di assaggiare tutti i vini in un unico luogo e capire la storia di questa terra, ma soprattutto l'energia che si produce attraverso questo nettare meraviglioso.
Amici, benvenuti nella Tasting Academy del Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo. Un luogo che non esiste. 32 vini. 32 vini diversi di ogni piccola collina, di ogni piccola parcella di questa terra, che vengono raccontati non attraverso il solito linguaggio del vino, ma che vengono raccontati attraverso il linguaggio della terra. Dati, oggettivi, puliti, nessuno slogan, trasparenza totale che viene riportata attraverso l'assaggio col quale potete venire qui e diventare qualcuno che lavora insieme a noi. Il primo grande esempio ed esperimento di promozione partecipata. Condivideremo tutte le informazioni che abbiamo raccolto in questi anni e faremo in modo che siate voi insieme a noi a far crescere il livello di questa terra. Se voi verrete qui, assaggerete i vini e potrete conoscere molto di più i dettagli di ogni luogo. Se i ristoratori potranno venire qui e sapere molto di più rispetto alle bottiglie che possono proporre a voi, allora tutti i produttori inizieranno a fare un vino ancora più buono e a proteggere in maniera ancora più potente il grande valore della terra. Da 2000 anni si fanno vini qui, in questo momento è proprio il momento dove possiamo crescere attraverso questa esperienza mastro e multimediale. Entrare dentro la terra dei Colli Orientali significa guardare fin dentro i vigneti. Vi faccio vedere. Se noi ci muoviamo in questa cartina che abbiamo creato insieme al lavoro enorme dei nostri tecnici di mappatura, possiamo andare a vedere in maniera precisa, puntuale e specifica tutto quello che accade nei vigneti. Se noi puntiamo, dopo aver degustato quello che accade in questo vigneto, sapremo la sua età, quando è stato vendemmiato, quanto è piovuto e tutto quello che riguarda la zona di produzione specifica dove il vigneto è sito, affinché qualcuno degustando possa trarre le proprie conclusioni dal proprio assaggio. Non parliamo più di vino, ma parliamo di terra, nuda, precisa e specifica. I dati sono un cibo crudo. Noi ve li cuciniamo e voi ve li portate a casa come fosse un qualcosa da mangiare e da condividere con gli altri. Rappresento circa 2000 ettari di coltivazioni altamente specializzate e circa 170 aziende che insistono sul nostro territorio. Il nostro capoluogo è Cividale del Friuli, Forum Iuli. Produciamo vino da millenni. La produzione complessiva della nostra zona DOC si aggira attorno agli 8 milioni di bottiglie. Bottiglie che solamente lo scorso anno hanno vinto e hanno avuto riconoscimenti a livello mondiale per oltre 160 etichette. Le nostre bottiglie finiscono, diciamo così, all'80% in un settore molto particolare e molto specializzato che è quello dell'oreca, quindi la ristorazione di alto livello. Esportiamo circa il 40% della nostra produzione, quindi significa qualche milione di bottiglia. Esportiamo in tutto il mondo, dai paesi anglosassoni fino all'estremo oriente, Cina compresa. Il nostro territorio, i nostri associati, le nostre cantine, tutti i produttori di Colli Orientali sono qui disponibili ad accogliervi per una visita all'interno delle proprie aziende. Consorzio Friuli Colli Orientali, l'alta qualità del vino italiano.
questo luogo è bellissimo. Alle mie spalle le acque del Torre si incontrano con quelle del Natisone e insieme corrono per donarsi all'Isonzo. E di questa terra friulana bellissima ha parlato anche Pierpaolo Pasolini. Come gemme gettate e raccolte a caso su un manto di vapore, i lumi dei paesi tempestavano la pianura, acquistando o smarrendo la loro acre energia a seconda che il disco della luna scompariva o compariva dietro le gobbe delle deboli nuvole che esso, come una calamita, attirava attorno la luce cocente. E questo gareggiare tranquillo tra il chiarore intero della luna e quello disperso, irrequieto dei lumi, riempiva la notte del Friuli. Io cammino lungo questo argine godendo di questa bellezza in cui in qualche maniera si racchiude il significato di questo nostro viaggio, un viaggio fatto di incontri, incontri tra storia e genti, incontri tra acque. Cassa. Sei contento? Ovviamente sì, ma sono anche pieno di gioia. Si chiude questa nostra avventura sulle sponde del fiume Natisone in Friuli Venezia Giulia, una terra magnifica. Il nostro viaggio si chiude, se vorrete la zanzega, torna ancora la prossima settimana. Da Ivo Gallo! Ma soprattutto da Lele Marcassa! Ciao a tutti e grazie!